Allora Simone, sei ormai mister promozione perché quant'è la quarta che hai raggiunto? Ti volevo chiedere da capitano che emozioni provi in questo momento e secondo te cos'è che ha spinto questa squadra verso la meta che poi hai raggiunto? Beh, provo grande emozione perché questa promozione è il frutto di un lavoro quotidiano in cui abbiamo creduto fin dal primo momento. Ma io penso che la cosa più importante sia stata la disponibilità da parte di tutti. Poi, insomma, non c'è una cosa, è tutto un insieme di componenti che sono state messe da parte di tutti. Quindi è davvero una grande soddisfazione perché ci abbiamo creduto fin dal primo momento e abbiamo lavorato anche tanti di noi sulle difficoltà che abbiamo vissuto l'anno scorso, sapendole vivere, senza cercare alibi, motivi o cose varie, ma sapendo che nei momenti difficili c'è da pedalare. E quando sai vivere i momenti difficili, poi sai venire fuori dalle situazioni difficili e quindi sei un passo avanti nel costruire una mentalità giusta, vincente, come ci vuole nel calcio. Ciao, com'è stato calarsi, diciamo così, nel ruolo di leader, capitano, anche se, diciamo, sei giovane, siamo coetanei, quindi sei giovane, e in un gruppo davvero così giovane? Com'è stato essere capitano e portarli alla promozione? È la prima volta che sono capitano, nel senso che altre volte magari in campo lo ero quando mancava il capitano a tutti gli effetti della squadra. Quest'anno, da quando è andato via Luca Antonelli, sono stato io il capitano e devo dire che è stato molto facile perché il gruppo è straordinario e quindi non ho trovato assolutamente difficoltà a relazionarmi con tutti i compagni e a entrare davvero in sintonia con tutti. E quindi direi che proprio il merito è di tutti i ragazzi che hanno una grande disponibilità, grande voglia di mettersi in discussione, di faticare tutti i giorni e quindi questa è veramente una grande soddisfazione. Ognuno di voi ha la propria dedica personale per questo successo. Da capitano, però, penso che la dedica vada ai tifosi. Che effetto ti ha fatto, vi ha fatto vedere l'abbraccio che vi hanno dedicato fuori, perché chiaramente non potevano essere fisicamente dentro lo stadio? Beh, ci ha fatto un grande piacere. Noi, almeno io personalmente, ho sentito la partecipazione della città andando in giro per le strade, il poco che era concesso, perché comunque la gente, ci ha sempre dimostrato, grande affetto e gratitudine per quello che stavamo dimostrando e non tanto per le giocate o per, i risultati, sì, anche per i risultati, ma per come arrivavano. Cioè con grande dedizione e grande spirito di sacrificio, che è poi la cosa principale che ci viene richiesta da parte loro. E quindi siamo molto contenti che oggi almeno abbiamo potuto abbracciarli, seppur per poco tempo, però ci ha fatto veramente molto piacere. Scusa, ciao Simone, buonasera e complimenti. Ricordo bene che 2 anni fa, nella tua precedente promozione, dichiarasti che il tuo gol decisivo in una sfida, se non ricordo male, a Livorno, lì avevi capito, avevate intuito che sareste riusciti a ottenere la promozione in Serie A. Mister prima ha detto, dopo il pareggio casalingo con la Reggiana abbiamo provato ad alzare l'asticella. Quando invece hai avuto la percezione? Perché prima hai dichiarato fin dall'inizio, ma quando realmente hai capito con una certa tangibilità che poteva essere veramente l'anno buono per salire subito in Serie A? Beh, ma non lo so, non lo C'è stata una dico. partita in particolare, un Ma il episodio? potenziale c'era fin da subito, dalle prime amichevoli c'era potenziale. E quindi quando c'è potenziale non vedo perché non si possa pensare di ottenere il massimo. Poi non sempre ci si riesce, però uno parte con quell'obiettivo lì, se no cosa lo facciamo fare questo mestiere? Dalle prime amichevoli, dai primi giorni si vedeva che c'era l'atmosfera giusta, c'era
tutto per fare bene. Un capitano, c'è solo un capitano.